Salve a tutti carissimi utenti youtubers, oggi classifica breve ma intensa che ha un'importanza stratosferica e quindi voglio che mi ascoltate proprio ben bene. Parleremo dei 4 giochi più sottovalutati di sempre, quindi quei giochi che tutti hanno giudicato male o che nessuno si è cagato ma che in realtà valevano un botto. Quindi io direi di cominciare subito. Al quarto posto, The Tired Birthday. Questo videogioco fa parte di una bellissima saga chiamata Parasite Eve, che conta tipo 2 capitoli se togliamo The Tired Birthday. Una saga ideata da Squaresoft, poi diventata Square Enix, che piaceva a moltissimi all'epoca di PS1, che l'apice lo raggiunse con Parasite Eve 2, ma che con questo capitolo si è rinnovata, dando una valenza diversa al gioco, un po' più action, ma con delle atmosfere fighissime. Innanzitutto ha delle colonne sonore epiche, che vi consiglio di andarvi a riprendere, ve le metterò in descrizione, qualche playlist, roba così. Seconda cosa, le ambientazioni sono bellissime, questa New York che gioca tra il passato e il futuro, dove i parassiti stanno per infestare o hanno già infestato totalmente tutta New York. Il gioco ha queste tonalità, questa color correction che va sul rosso, il doppiaggio è fatto benissimo, ragazzi, riprendetevelo. Unico inconveniente è per PSP, però recuperatelo, non importa come, ma recuperatelo. Alla posizione numero 3, Berserk per PS2. Purtroppo io non capisco perché gli asiatici debbano avere cose tipo troppo fighe. Capisco che in Italia siamo un po' ignorantelli su certe cose, preferiamo sempre un gioco di pallone piuttosto che qualcosa di figo davvero. Come ad esempio non c'è mai arrivato un cazzo di gioco di Evangelion, più o meno. Ma ragazzi, vi assicuro che questo gioco di Berserk è bellissimo. Un hack and slash iper valido, con modalità rage, una grafica pazzesca. E lo so che magari molti di voi non sono della generazione Berserk e che non l'hanno letto. Però ragazzi, indubbiamente è un fumetto con una qualità grafica incredibile, che trasposto in videogioco spacca davvero i culi e continua quella trama che purtroppo a livello mediatico non abbiamo mai potuto vedere, perché come cartoni animati, quindi anime e film, si è sempre fermato all'epoca d'oro, quindi dopo l'apocalisse della mano di Dio. Penso che chi ha letto il fumetto lo sa. Veramente figo, purtroppo recuperabile solo tramite emulatore, ma dovevo per forza parlarvene perché è un titolo validissimo, non capisco tuttora perché è vendibile solo in Corea, in Cina e in Giappone. Alla posizione numero 2, Jack X. Sì, tutti a dire che Naughty Dog fa capolavori, tutti a dire che Naughty Dog ha fatto la bellissima saga di Jack, ma perché mi fate girare i coglioni mettendo nell'HD Collection soltanto Jack 1, 2 e 3? Come mettere, che ne so, Silent Hill 2 e 3 e non mettere il 4? Ah già, avete fatto così davvero, Jack X è un titolo validissimo, è il corrispettivo di CTR per PS2. Se all'epoca di PS1 c'era Crash Team Racing, all'epoca di PS2 come generazione videoludica abbiamo Jack X, un gioco fighissimo di corse assassine, velocità folli, colonne sonore iperadrenaliniche, personaggi ben caratterizzati e full motion video che continuano la trama originale di Jack, quindi imperdibile per i fan, ma imperdibile per chi vuole un bel gioco di corse a party game, quindi ragazzi c'è per forza da riprenderlo. Alla posizione numero 1 mi devo soffermare proprio tanto, Resident Evil Operation Raccoon City. Un gioco che io ho trovato bellissimo, ma questo gioco è vittima di una aggressiva critica. È stato odiato dai puristi della saga, è stato odiato un po' da tutti sul web e si sa che quando si fa una voce negativa su un gioco, su un qualsiasi prodotto, quella si mantiene. Ma io l'ho trovato un titolo molto valido, innanzitutto perché comunque si parla sempre di uno dei Resident Evil action di nuova generazione, quindi odiare questo vorrebbe dire odiare tutto ciò che è stato fatto dopo Code Veronica, e so che alcuni lo fanno. Ma questo videogioco ci fa vedere Resident Evil 2 dal lato dei cattivi, una cosa che io reputo stupenda. Ok, hanno cambiato alcune cose per riadattarle, ma rivedere in alta definizione le ambientazioni con cui siamo cresciuti e vedere questo doppiaggio italiano e questa immersione in un contesto in HD, sì, per i nostalgici emozionerà tantissimo, perché ritorniamo in qualche modo a quell'infanzia ed è come se allo stesso modo siamo cresciuti e vediamo con più lucidità gli avvenimenti, con più cinismo. Ma anche per chi non l'ha mai giocato, troverà un bellissimo gioco action con delle fantastiche funzionalità online e con una trama che vi prende parecchio, perché vi fa vedere tutto il marcio di un'azienda che non ha a cuore neanche i suoi dipendenti e tutto il marcio di un'azienda barra compagnia farmaceutica che in fin dei conti ha a cuore solo i propri interessi. Vi consiglio particolarmente questo gioco, tra quelli più sottovalutati io l'ho messo al primo posto perché voglio dargli una sorta di rivalsa, perché sa
la merita. Secondo me è un titolo valido, ha bisogno di una seconda occasione. È vero che molto del suo potenziale è espandibile coi DLC, ma ve lo consiglio davvero, anche perché le partite online, soprattutto sul PS3, perché è uscito sulle console di scorsa generazione, è gratuito, e quindi io ve lo consiglierei caldamente, perché alla fine stiamo parlando sempre di quel magico 1998 dove a Raccoon City è successo il bordello. Bene ragazzi, il video finisce qui, spero di avervi intrattenuto, spero di avervi fatto scoprire qualcosina in più su dei giochi che nessuno si è cagato ma che valgono tantissimo, e ci sono casi e casi, e quindi ricordate sempre di giudicarli con la vostra testa. Io devo elogiare la maglietta dei Player Inside, e lo devo dire, è stato un bellissimo regalo, ci tenevo a valorizzarla, con un po' di timidezza mi approccio a dirlo. Non hanno bisogno della mia pubblicità, visto i fantastici arti di iscritti che hanno, però è giusto, insomma, poi sono compaesani miei, conterranei, catani e catani. E niente, noi ci vediamo al prossimo video, e non mi fate girare i coglioni, mettete mi piace, e soprattutto riprendetevi il video precedente, perché era il mio 100° video e mi potrei incazzare, tipo, tantissimo. Oh ragazzi, tre cose al volo in realtà, prima che il video finisca del tutto, sono molto importanti. Guardate l'end card perché c'è un riconoscimento importante a un video di Pio3D, perché insomma ci tengo, ma la cosa più importante, ho fatto un documentario sulla sigla di Lamu, ve lo lascio qui, metto anche l'iconcina, le robe, e qui trovate tre video Facebook molto importanti, perché c'è da dire che adesso che è estate sto facendo più video Facebook e meno video su YouTube, quindi se volete beccarmi, se volete beccare i miei contenuti, bazzicate tra il mio Facebook e il mio Instagram, mi raccomando, è molto importante. Perché lì si spacca il culo in estate, ok? Ciao. Boom! Se questo video vi è piaciuto, fiondatevi nella classifica dei 10 migliori youtuber o 10 youtuber preferiti per Pio3D, e io ringrazio tantissimo di essere tra questi. Poi andatevi a riprendere l'ultimo video caricato, altro che Clash of Clans, The Walking Dead e Bloods Blue. Vi faccio vedere quali sono i veri giochi per smartphone al prossimo video, anzi a quello precedente.